Dunque, in realtà io ho sostenuto questo progetto perché sin dall'inizio, da quando Andrea me ne ha parlato un anno e mezzo fa, quindi non 3 anni fa, sono entrata un po' dopo, mi è sempre sembrato un progetto veramente molto valido e anche molto necessario, come dire, nobile. Ecco, quindi non ho avuto nessuna resistenza, anzi mi sembra questa possibilità. Giusto faccio due brevi mini racconti su quando io sono andata via da Ancona da poco, quindi da 5 anni. In tutti gli anni in cui ho vissuto qua, devo dire che la linfa della città è sempre stata, sono sempre state le associazioni. Cioè tutte le attività che io ho seguito come pubblico, come partecipante, eccetera, sono state sempre attività che si sono realizzate in questa età anche un po' difficile, se vogliamo, per alcuni versi, con grandi possibilità anche geografiche, di essere al centro. Insomma, voglio dire, non è Piacenza, no? È una città che è ricca da un punto di vista di natura, di mari e monti, ha tante possibilità, però c'è come una resistenza, soprattutto nella mia generazione, c'è stata una grande sfiducia, una grande lentezza, anche solo a immaginare che fosse possibile fare qualcosa. Per cui quello che dico è che chi invece promuove delle idee, e sono idee come queste, quindi tutte le associazioni, cioè volevo semplicemente fare dei complimenti per le persone che portano delle idee, perché di questo poi alla fine si vive in un posto, non credo che si possa vivere soltanto di ristoranti. Poi per fare un esempio, diciamo, nel mio mondo, nel mio campo, per esempio, quando io faccio un lavoro dove arrivo su un set, si vede subito in un gruppo, quindi in un microcosmo di 40 persone, si vede subito chi ci crede e chi non ci crede. E questo fa una differenza tra le persone, cioè c'è il gruppo di chi crede in quello che fa e il gruppo di quelli che non credono. Di solito è più ampio quelli che non credono. Ed è una cosa terribile, perché ti porta via tante di quelle energie, quel gruppo lì, te li tira via e te devi proprio fare come una specie di combattimento per mandare avanti quello che fai. Quindi io di solito poi frequento quelli che credono in quello che fanno, perché non vedo il motivo di fare l'altra parte, cioè di essere nell'altra parte e non ci so stare, mi deprime, mi butta giù. Quindi sostengo questo progetto e Portiamo per Tutti perché mi sembra che le due parole, progetto, progettazione partecipata, siano due parole che contengono tanti di quegli elementi di forza che sono la fantasia, l'immaginazione che si traduce in realtà, quindi progettazione significa non solo proiettare in avanti, ma significa che proietti in una possibilità di realizzazione. E partecipata perché alla fine solo quello a cui partecipiamo ci dà anche un po' di entusiasmo, quindi credo che sia assolutamente necessario. Finisco qua. Quindi forza, coraggio, facciamolo presto però perché non può passare troppo tempo, questo è anche un po' il problema, perché intanto le vite vanno avanti e vanno avanti anche abbastanza velocemente, quindi trovo che la lentezza sia un danno terribile, perché fa parte di quella sottrazione di energia del non credere, che è tanto facile perché devo dire anche in questa città c'è tanto quella parte, no? C'è così tanto che sei contagiato fino quasi a non accorgerti, cioè ci si ammala di quella cosa lì. Io mi ci sono ammalata in adolescenza di non crederci più. È una cosa talmente semplice, è un contagio rapidissimo, quindi passo la parola a chi ci crede più di me ancora.